Amici di Made in Vino, ciao, e oggi siamo sempre qui con l'amico Christian e beviamo per il mese di aprile e per l'abbonamento a Piacere di Vino la Blanquette de Limoux di Guinot. Qui siamo nella Languedoc, quindi nel sud della Francia. I vitigni sono Mosac e una piccola parte di Chardonnay. Ok? Perfetto, andiamo con la degustazione. Benissimo. Allora, bel colore, direi un giallo paglierino con riflessi dorati, sì. Sicuramente ha una bolla che è consistente, una leggera consistenza, sì. Anche si vede. Beh, a 12 gradi, il pellaggio è molto molto semplice. Pellaggio semplice, vero? Sentiamo. Andiamo al naso. Che bel piacere. Beh, qui c'è i profumi di frutta gialla, c'è la pesca che viene fuori tantissimo, la pesca italiana. Il finale, anche una banana un po' matura, c'è quella parte di Chardonnay che si sente abbastanza nel bicchiere. Anche in secondo luogo viene fuori un po' qualche fiore. Sì? Sì, cosa hai sentito di particolare? Beh, qualcosa di particolare, c'è tipo fiori di caccia e cacchiarola, c'è una roba che... Presenti quei fiori, le calle? La calla, quelle che aveva la mamma nel vaso. Sì. Vai, andiamo di bocca. Beh, è secco, ma delle note comunque abbastanza dolci, insomma. Sì. Fresco, immediato, bel vino, bel vinello. Assolutamente. Diciamo una semplicità, esprime una semplicità davvero piacevole. Lo servirei a 6-8 gradi. Sì, molto fresco. E cosa ci possiamo mangiare? Beh, io farei due robe. Uno l'aperitivo, con tipo delle olive alla scolana. Con lo stuzzicadente, sì. Tac, e l'altro? Un altro abbinamento? Chi è che ce lo consiglia? Beh, il buon Mazzola, e quindi Mazzola ci dice: gamberi come? Alla gallipolina. E quindi gamberi alla gallipolina, che immagino siano tipo con tanto sale, ma poi lo andrete a vedere nelle ricette di Mazzola. Bene, signori, ciao amici di Vino, ciao. Che suono! La Blanquette de Limoux di Guinot e... preziosa, stavo per simulare. Ma andiamo avanti. Ripartiamo.